Montanari, buongiorno. Ciao, buongiorno. Siamo qui al castello di Stignano, a San Marco in Lamis. Ma se volete vedere come siamo arrivati fin qui. È stata un'impresa. Guardate tutto il video perché veramente non è stata una passeggiata. Vi lascio le immagini. Ma ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo dopo. Siamo a San Giovanni Rotondo, a Stignano precisamente, al monastero di Stignano, e l'escursione ci porterà su in vetta fino a raggiungere il castello pagano San Marco in Lamis. San Marco in Lamis, dopodiché torneremo con un giro ad anello, se lo riusciamo a fare, perché è abbastanza un percorso inedito e noi ci proviamo. Voi mi raccomando, seguiteci per vedere come va a finire. Questo è un pezzo della via Francigena. Sentiero ufficiale che porta direttamente al castello è questo. Anche la via Francigena di qua. Ma noi useremo questa via, una via più un pochino più difficile. Vediamo, ci porterà comunque su al castello. In fondo, in cima. È quello che dobbiamo raggiungere. Per il ritorno come facciamo? Lungo tutta quella cresta che ci condurrà all'auto. Wow, tutta nel bosco sarà. Il primo cancelletto? Filo di ferro, vi raccomando, dopo rimettetelo. Il sentiero continua da qua. Allora ragazzi, oggi mi sa che ne incontreremo un bel po' di cancelli. E lì di fronte a noi, su quella piccola vetta, c'è il castello, la nostra meta finale. Stiamo percorrendo quella che era una vecchia ferrovia, ormai trasformata in strada di ghiaia, e lì abbiamo sempre il castello che adesso è più visibile. Siamo sulla strada giusta, da qui dovremmo arrivare lì su, Castel Pagano, in 500 metri circa di dislivello da fare in 3 km. Direi che ora il sentiero ha preso una brutta piega, vero? Un po' scomodino, è pieno di spine. Sinceramente, di sentiero resta veramente ben poco, ragazzi. Dovremmo farci largo, ma veramente largo, fra l'erba, rami secchi, e vediamo se in qualche maniera riusciamo a continuare. Questo sentiero ci no. Volevano, ci voleva il macete. No good, ragazzi, probabilmente la maglietta, bruciata le mani, le braccia. Probabilmente questo sentiero non vede qualche presenza umana da una decina d'anni minimo. Anche di più. Stiamo seguendo delle tracce di animali, perché praticamente il sentiero si perdeva nel bosco, e quindi siamo ortiche, rovi, pietre. Però la cosa positiva è che siamo, anche se non sembra, eccolo, in lontananza c'è il castello. In qualche maniera, tramite questa fitta vegetazione, dobbiamo arrivare lassù. Ragazzi, in linea d'aria sono 231 metri, calcolando che nella realtà il sentiero è veramente inesistente, ne mancheranno 300-350 per essere su, quindi siamo a buon punto.
sentiero. Sempre peggio. Ma tanto le spine. Sempre peggio. Però entusiasmante hai detto. Sì, molto. Guarda quanti tulipani. No, io guardo quanti raschi sulle braccia. Quelli non mancano. Praticamente, ragazzi, stiamo facendo, ci facendo noi un sentiero. Ci stiamo facendo strada nel bosco. Pensare che lì a 200 metri c'è il castello, ma non riusciamo ancora a raggiungerlo. Ma neanche di intravederlo. È veramente fitta, fitta. Vabbè, comunque non possiamo tornare indietro perché sarebbe un massacro. Continuiamo? Per forza. Allora, il castello, ragazzi, l'abbiamo quasi raggiunto. Il problema è che adesso abbiamo una parete rocciosa che mi sa dovremo scalare in qualche maniera. Non che fino ad ora sia stata una passeggiata, però la parete rocciosa ci mancava. Eccola. Miki, e allora gli ultimi 50 metri? La coda è sempre la più dura da quella. Questa è stata dura. Vabbè. Tutte pietre franate. Facciamo vedere. Se venite, attenzione. Praticamente, ragazzi, siamo saliti da qui, dal nulla. Michela, hai visto dietro di te? Guardate. Non sembra di essere a San Giovanni Rotondo, San Marghillamis. Sembra di essere in montagna, che altezza. Lì in fondo addirittura c'è un ermo, una grotta. Wow, che spettacolo. Bellissimo. E qua, siamo quasi in cima. Lì ci sono i resti di una staccionata. Siamo in un percorso che adesso è diventato una via di mezzo fra trekking alpinistico, più alpinistico direi. Ci sono passaggi di primo grado, non difficilissimi, ma resi difficili dall'erba che non fa vedere dove mettere i piedi. Comunque siamo proprio a una decina di metri dal castello. Ci siamo arrivati. Grande. Grande, mo, sei grande. Cosa stiamo ammirando, ragazzi? Quel sentiero giù con la cascina e quella è tutta la strada che abbiamo percorso. Posso credere. E questo è il castello. Non sappiamo bene da che lato siamo sbucati fuori, ma ce l'abbiamo fatta. Miki, fatti un 5. Dai Giuseppe, ultimo sforzo. Metri in arrampicata. Ci sei quasi, dai. È fatta. Wow. Dove stai andando? Dobbiamo andare a vedere dentro cos'è. Dai, a dove stai andando? Ma non di qui. Come non di qua? Di qua ce la facciamo. Vuoi arrampicarti? La roccia è buona. No, scusa, c'è il sentiero di là. Ma di qua? No, c'è il sentiero lì. Ragazzi, non seguite la lettera ciò che dice Giuseppe, vi farete male. Dai, che si poteva fare però. Castello Pagano raggiunto, ragazzi. Qui abbiamo la torre di guardia, altezza circa 6 metri e qua alcuni resti delle mura. Ciao!
Deve essere una bellezza il castello, guardalo. L'originale, sì, guarda. Affacciati su questa. Cosa ci sarà qui? Qua. Salve! Buon appetito! Un buco. No, grazie! Non c'è modo di entrare. Stiamo sul sentiero di rientro per la macchina. Tutto proseguiva bene fino ad adesso che abbiamo incontrato un ostacolo sul sentiero. Adesso vediamo come fare. Che dici, ci fai passare per favore? Lo so che siamo noi gli intrusi, ma si è spostata, dai. Hai con le buone maniere, vero? È stata gentile. Grazie! Abbiamo trovato una cosa che ci stiamo ancora spiegando e forse rimarrà il dubbio per tanto tanto tempo di come si è arrivata qua. Ce l'abbiamo qui di fronte, guardate. Ma comunque è una macchina antica degli anni 70, forse non c'erano ancora gli alberi. Boh. È un mistero perché vi faccio vedere la vegetazione, cioè non c'è un sentiero, non c'è, no, facciamo fatica a passare noi a piedi, quindi se qualcuno cerca una macchina magari è questa. Oh, se avete una spiegazione lasciatela nei commenti perché noi siamo senza parole. Vabbè, continuiamo la via d'uscita noi. Una macchina, come cazzo si fa a buttare una macchina in pieno bosco? Ma che macchina è? Che macchina? Ma finita. Ragazzi, non è finita. Sulla strada del ritorno, cioè ci sono ancora ostacoli. Una discesa immensa. Tra le rocce. Possiamo rotolare qui, eh? Arriviamo prima. Vabbè, dai. Ce la faremo. Andiamo. Vai avanti che io ti seguo. Non ti fidi, eh? Allora amici, sono quasi le 18 e siamo quasi giunti all'auto. Niente, facciamo un resoconto di tutta, sì, l'escursione. E il motivo di questo anello? L'anello che era inesistente, in effetti lui, Giuseppe, ha voluto creare questa traccia. Sì, dopo... Dopo aver cercato invano un anello per Castelpagano, sinceramente non ne abbiamo trovati.
e quindi ce lo siamo creati noi, un bel giro ad anello. Aspetta, ma non esiste da nessuna parte, abbiamo capito il motivo qual è. Perché insomma l'ultimo tratto è quasi alpinistico. Apriamo l'ultimo cancello, dopodiché siamo quasi arrivati alla macchina. Quindi noi, prima che diventa buio, ci salutiamo qui, vi invitiamo come al solito a lasciare like, a iscrivervi, seguiteci al canale, seguiteci attivando la campanellina. E se l'escursione vi è piaciuta, noi siamo sempre qui. Alla prossima, ciao ciao! Ciao ragazzi! Ciao.